storia inglese, scienze. Vabbè, già è andata, dai. Sì, è andata, già, mi sono scordato tutto già. È il giorno del quizzone, la terza prova scritta per gli esami di maturità. La prova predisposta dalle singole commissioni su 4-5 materie dell'ultimo anno è variabile da istituto ad istituto, tra una trattazione sintetica o una serie di quesiti a risposta secca o a risposta multipla. Ragazzi a metà percorso in una delle prove ritenute più complicate. Beh, quella è più difficile, forse viene meglio quella di matematica che la terza prova. È quella che mette più in crisi di solito. Non è stata semplice perché eravamo molto controllati da questo punto di vista, non potevamo parlare assolutamente tra di noi perché eravamo in corridoio, quindi però si suppone sia andata bene. Essendo formulate dalle commissioni si suppone che qualche aiutino e qualche soffiata sugli argomenti o addirittura sui quesiti possa arrivare dai professori, ma non è sempre così. Comunque vengono anche sorteggiati gli argomenti, proprio oggi li abbiamo sorteggiati noi stessi, un ragazzo ha pescato un bigliettino, quindi previsti fino a un certo punto. La non omogeneità della prova dovrebbe spingere il Ministero a sostituire il quizzone con un test a carattere nazionale, almeno in via sperimentale, già dal prossimo anno. Peccato che io sia nato un anno prima. Per la prova si entra a gruppi, ognuno col proprio turno, per chi aspetta l'ansia maggiore. Stiamo ripassando perché comunque tra mezz'ora dobbiamo entrare, quindi ci stiamo mettendo un po' le cose in ordine. No, troppo preparata già, non c'è bisogno. Non ho bisogno di ripasso.